Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Questo video sarà dedicato a tutti i detrattori di Hub. Andremo a giocare la versione del Fusion con Mira Leader, versione che non mi convince appieno, ma ne parleremo meglio in game. Detto questo, vi mostro gli equipaggiamenti e andiamo subito in PvP. Ok, vi spiego un attimo i motivi per il quale secondo me Mirai Gohan convince e non convince dentro il Fusion. Allora, parliamo dei punti a favore. Sicuramente come kit preso singolarmente è più forte di Hub. Su questo non c'è molto da discutere, ha un kit più versatile, con più cose, è sicuramente migliore. L'unica cosa in cui magari è inferiore ad Hub è la verde, perché considero quest'ultima ancora una delle migliori dell'intero gioco. Però, per quanto riguarda invece la sinergia con il team in sé, allora qui è tutta un'altra situazione. Se lo mettiamo come leader, andremo a perdere un 5% di key recovery e danno su Gogeta Ultra. E voi dite, sì, 5% è poco, però parliamo sempre di danni puri, quindi qualcosa si fa sentire. Inoltre, cosa più importante secondo me, sono gli equipaggiamenti, perché vanno a perdere molto della loro efficacia, soprattutto quelli con il danno puro, per esempio quello di Vegeta Beast Form, vi metterò anche una foto, il platino di Super Vegito, che anche quello è parecchio importante, e inoltre se non portate il giallo in game andate a perdere anche una Z-Ability, perché lui comunque buffa Future ed Hybrid, e quindi nessuno va ad usufruire del suo buff. A sinergia non ci siamo, non ci siamo, sinceramente. Come personaggio in sé, sì, è ok, è giocabile. Adesso vi farò vedere un paio di game che va bene, che non è che stiamo proprio andando velocissimi, anche perché questa lineup è abbastanza lenta, secondo me tutti i game dureranno un pochino. Poi se becchiamo questi purple blu immortali con Driphu, che è il muro finale, ancora peggio. E quello è il fatto. Comunque vi farò vedere come girerà, che sì, è carino, eh. È carino, l'ho giocato anche prima. Però, boh, io continuo a preferire Hub per tutti i motivi che vi ho citato prima. Buono, Rising Rush abitato. Peccato che poi sia entrato in combo. Stoppiamo subito, va. Stoppiamo subito. Però adesso almeno non è Rising Rush. No, ho sbagliato io. Mi ha detto totalmente il timing. No, qui non posso switchare a Mirai. Anzi, facciamo così. No, vabbè, però vedete che sono stupido. Lo sapevo che era una special, per quale motivo ho tirato il Rising Rush? Ok. Mazza, mi ha fatto pure un botto di danni. Oddio. Oggi da calmo perché non mi puoi crepare. No, lo devo assolutamente salvare. Vai, vai, vai. Partita che adesso si fa ancora più difficile. 86.000? Per fortuna che non è morto. Se no si clasha con i Mirai. Almeno si prende il colore neutro, almeno quello. Quindi abbiamo una finestra di tempo in cui Vegeta dei Blue Boys non ci one shotta. Però questa mi sa che ci ammazza. Vediamo, ha tirato la main giusto per prendere. No. No, no, no. Qua tocca clacciare davvero con Gohan. Ok. Si switcha. Devo mettere Gogeta. Allora, qui è il colore neutro, come notate. Infatti non sta subendo chissà quali danni. Aspettiamo, facciamo così. Mamma mia. Ah, via, ok. Calmi. Calmi, va bene. Va bene. Perché hai fatto questa cosa? Ha sacrificato a caso Gogeta Ultra. Si è quasi rovinato il game, a dirla tutta. Vediamo ora come gestiamo questo Mirai. Ok, allora questa la portiamo a casa, rimane solo Vegeta dei Blue Boys. Allora, vediamo cos'è. Almeno siamo entrati in combo. Non volevo farmi togliere la prima vita più che altro, ecco perché ho schivato. Allora, tiriamo un attimo quest'ultimate, vediamo i danni che gli facciamo. Non abbiamo più il neutro, non sbaglio. Però i danni ci stanno, eh. Mi è piaciuto. E qui è anche GG. Buono, buono, buonissimo. Allora, siamo contro un purple blu, per fortuna
non ho visto stelle eclatanti, anzi, quindi possiamo testare con più calma il nostro Miragon, che per quello che ho testato non è malvagio. Però non lo so, ditemi voi cosa ne pensate e soprattutto che preferite tra Ub o Miragon o anche Gogeta Blu per coloro che lo hanno a stelle alte, magari anche a 14 e giocano ancora il Saiyan, visto che Gogetozzo ho preparato un video, ora non so qual è uscita prima, se questo oppure quello di Gogeta Blu, però ho preparato un video, l'ho rigiocato. Continuo a pensare che purtroppo in questo meta fatichi tanto e ha bisogno di un platino, però comunque c'è chi lo gioca. Ho visto anche questa lineup giocata in realtà, poche volte, magari un pochino più bassi, però ho avuto modo di incontrarla con Mira Leader e alla fine era ok, nulla di eccezionale però nemmeno troppo disastrosa, per questo volevo provarla e ero curioso, visto che molti, anche l'Ebbe da Luca se non sbaglio durante la TR ci hanno consigliato questo team. Allora, no, assolutamente no, mi sa che devo mettere Gogetozzo, vai, andiamo in cover. Ogni volta che vedo Gon e Revival contro mi ribolle il sangue, vi giuro, per il terzo slot dell'equipaggiamento di Gogeta. Starò 500 gommini? Non lo so, solo che non esce, non esce e ci ho perso le speranze, penso che fino a quando non tornerà un personaggio Revival in meta, perché sto Gon non lo è, cioè sì, si gioca nel monoparpor ma lo becco davvero una volta su 10. Penso di lasciarlo lì com'è, perché non ce la faccio più, eh. Mi sta letteralmente prosciugando tutte le risorse, tutti i gommini, qualsiasi cosa, non esce mai. Non esce mai, è inutile. Ok, prima vita andata, bravo Mirai, bravissimo. Ok, buonasera. Gon, che facciamo? Un'altra special in testa, te la prendi? Sì, però non è morto, peccato, davvero peccato. Mancava poco, ok, questo Gogeta via. No, e questa non ci volevo. Qua mi muore uno dei due, penso. Vediamo, eh. Per adesso lo teniamo, poi se tira Rising Rush è rientrato Mirai. Se tira una special, mettiamo ugualmente Mirai. Sta morendo. Ok. Proprio all-in, cattivissimo sta andando. No, stai calmo. Tira sta ulti, non ti sprecala, ti prego. No, 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 no. Mirai, non ci crepare, ti prego, non ci crepare. Ok, siamo vivi. Calmi, siamo vivi, però quel Gogeta ha ancora 30 secondi di anti-endurance. Eppure questa anti-endurance. Allora, tiriamo la main. Blocchiamogli quella special così non ha modo di ammazzarci del tutto. Ok. Questo magari no. Però ci siamo ancora. Ci siamo ancora. Non ho capito cosa ha fatto. Ha tirato la strike in mid. Mi sono allontanato un attimo e quindi è riuscito a cancellarla. Poi ho tirato il Tackle. E quindi, visto che la strike è stata cancellata, sono andato in combo. Cioè, in pratica bastava che teneva la strike dritta e mi avrebbe preso. Ok, siamo stati fortunati. È stata una situazione molto strana. Però abbiamo ammazzato Gohan e adesso anche i Blue Boris con il Rising Rush. Quindi non ci poteva andare meglio, rimane solo Gogeta e quella ci lockerà. Quindi mi sa che Mirai adesso crepa, purtroppo. Io il lock di Gogeta io lo odio, non ce la faccio più. In rank lo odio. E sempre, ma che faccio? Gli dico buonasera. Ma gli posso dire buonasera a questo Gogeta? Ok, magari calmati. Ok. Ah, peccato, vabbè, tanto il game è finito. Il nostro Miragon si è comportato bene, però, mio Dio. Mio Dio, cioè, ti giuro, ti odio con tutto il mio cuore, ti odio quando c'è sto lock. GG. Ok, siamo contro l'ennesimo Purple Purple Blue. E il bello è che se non sbaglio, qualche game fa ho detto, ma Gon Revival lo incontro una volta su 10, quindi il terzo slot di Gogeta ci faccio poco. Boom, due nello stesso showcase. Questo è proprio Toshi che mi odia, che mi guarda live, penso. Ce l'ha fatta la spe. No, però la tira adesso e entriamo in combo. Molto, molto bene. Metti Gogeta? No, non lo metti, ok.
Allora, vabbè, di danni stiamo anche facendo, questo è colore a sfavore. Alla fine la cosa buona di Mirai è che è un kit molto versatile e non è limitato a nessun tag, quindi lui quando switchate vi buffa i personaggi, a prescindere da cosa sono. Ecco perché lui funziona parecchio bene come leader, poi ha l'endurance, ha tutte le utility. Però è sempre la stessa cosa, sinergia, equipaggiamenti, quella non si può recuperare. No. Vorrei tipo. Vabbè, tanto ormai ce l'ha gli switch, magari si entra prima in combo. Poi neanche ci sono entrato, quindi è abbastanza inutile come cosa. E ha fatto bene a rimanere con Gogeta 4, tanto poteva tankare i colpi di Gone Revival. Bene. Ok, giochiamo abbastanza passivi. Aveva una special in mano sicuro perché stava flotando un po' troppo. Abbiamo questa verde. Via. Sapete che se, non so se TR si ingrassa su Gone Revival. Vabbè dai, facciamolo. Perché se non sbaglio con l'equipaggiamento che ho al momento col terzo slot è verde-arancione, non mi ricordo. Vabbè comunque prendiamo 3 o 4 sfere. Una cosa un po' brutta perché non prendiamo il danno però. Alla fine avere subito 3 o 4 sfere ci permette di farmare il secondo in maniera relativamente veloce 3. Quindi mi è anche uscito il verde adesso, molto bene. Proprio la disgrazia nella disgrazia. Ok, prima vita di qua è andata, tra un pochino abbiamo un altro Racing Crush. No, peccato, peccato. Ma io non credo che tu possa ammazzarmi. Questo sì. Questa assolutamente sì, RIP Mirai, va bene, cercheremo di concludere ugualmente il game, tanto lo showcase è più incentrato sul future in sé con Mirai che è il personaggio stesso. Cerchiamo di clutchare questa partita, almeno per portarla a casa, che non stiamo andando affatto male, poi sta special ci ha un po' rovinato i piani. Allora qui no, non posso tirare l'ultimate se no me la tanca Gogeta. Ok. Questa è pericolosa, tiriamo la main, al massimo se c'entra in combo non ci ammazza. Eh no, invece ti ammazzo io. Ok, ora Gogeta entra, locca, colore neutro, tutto molto bello, però abbiamo un ultimate in mano. Però sono stupido, vedete? Sono veramente stupido. Cioè Gogeta va in mid e Tile Blast, ok. Grande Kine. No, rifallo anche la prossima volta. Allora, Gogetozza è morto, me lo merito. Mo tocca clacciare. Peccato che Mirai non abbia il buff alla morte. Ok, possiamo clutchare, perché ho anche Rising Rush, un'altra main. Quindi non è improbabile. Allora, in teoria, con sta ultimate, la kill ce la portiamo a casa. Quindi tu crepa, poi. Ok, questo devo per forza pareggiarlo. Chi vince quel clash? 9-4-7, 9-8-6. Allora, abbiamo full HP, però non so se la reggiamo. Peccato, vincevo quel clash, mio Dio. Io non so se la reggiamo sta ultimate. Non penso, lo sapete? Vediamo. Oddio, 140.000, calmi, calmi. Mamma mia, che finale. Mamma mia, che finale. GG.